In un Bianchelli ricolmo d'entusiasmo, la Vigor Senigallia non delude le attese, battendo 2-0 nel big match di giornata il Trastevere terzo in classifica, per un successo che permette ai tifosi rossoblù di continuare a sognare. Clementi, con Del Rico e Rotondo fuori per motivi fisici e sorpresa, fa esordire in campionato Ballello, mentre il tecnico ospite Cioci, privo di Massimo, perde durante il riscaldamento Berardi, sostituito da Laurenzi, che scende in campo col numero 14, direzione affidata al fischietto toscano Picardi di Viareggio. Entrambe le formazioni mostrano subito un atteggiamento molto determinato e propositivo, con la Vigo che dopo 4 minuti riesce a sbloccare il risultato. Sul retropassaggio della propria difesa, Semprini subisce il pressing di Pesaresi, che sul rinvio maldestro del portiere capitolino riesce a intercettare la sfera per lanciarsi verso la porta sguarnita, accompagnando in rete il pallone sostenuto dal boato della tifoseria rossoblù per l'1-0. Il Trastevere prova a reagire immediatamente. Al sesto, Tortolano, con una conclusione insidiosa, chiama Roberto a ribattere coi pugni. Dopo aver assorbito rapidamente la sfuriata laziale, la Vigor legittima il vantaggio collezionando una serie di occasioni prima del quarto d'ora. Al nono, Pesaresi, ben servito al limite, non riesce a coordinarsi per la battuta a rete. 2 minuti dopo, Baldini raccoglie una respinta della difesa e carica il destro, respinto in corner da un difensore ospite. Poco dopo, con una punizione tagliata da posizione defilata, Cheriota prova a sorprendere Semprini, che smanaccia in angolo. Poco prima del quarto d'ora, proteste rossoblù per un mani in area ospite, su cui Picardi invece lascia proseguire. Il Trastevere riesce ad uscire senza ulteriori danni dalla pressione dei padroni di casa e prova ad affacciarsi in avanti al 18esimo. Calderoni approfitta di un rimpallo per provare a sorprendere Roberto sul suo palo, ma il portiere di casa respinge. I Granata riescono ad alzare il baricentro e tornano ad affacciarsi in avanti al 22esimo. Alonzi trova lo spazio per calciare dai 20 metri, pallone al lato non di molto. Alla mezz'ora la Vigor confeziona una ghiotta occasione al termine di una splendida manovra condotta dall'ottimo Baldini in collaborazione con Ballello, servendo Lazzari, che con un filtrante perfetto libera dall'altra parte Cheriota, che solo davanti a Semprini manda incredibilmente sul fondo. Passano altri 4 minuti e Cheriota, dopo aver riconquistato il pallone nella propria tre quarti, avanza e scarica a Lazzari, che lascia partire un fendente che termina di poco alto sulla traversa. È questa l'ultima emozione di un primo tempo vibrante che nei minuti prima del ritorno negli spogliatoi non offre altre note di cronaca. Al rientro in campo dopo l'intervallo non cambia l'atteggiamento delle due formazioni, ma le due difese restano attente a non concedere spazi agli attacchi avversari, che mostrano un po' di imprecisione negli ultimi 20 metri per creare pericoli verso la porta avversaria, e la ripresa, pur mantenendo alta l'intensità in campo, resta a lungo senza occasioni di rilievo. L'allenatore capitolino, dopo un'ora di gioco, opera un triplo cambio nel tentativo di modificare l'inerzia dell'incontro, mentre Clementi poco prima aveva richiamato Ballello e poi Lazzari per Pierpaoli e Brioni, ed è proprio quest'ultimo, al 21esimo, con l'assistenza di Baldini, a trovare il fondo per mettere al centro il pallone che, dopo una deviazione, si avvia verso l'angolo basso. Semprini prova a mettere una toppa mandando in angolo, con la Vigor che reclama, ritenendo che il pallone abbia varcato la linea di porta, ma Picardi è irremovibile e assegna solo il calcio d'angolo. Sul corner successivo, a mettere tutti d'accordo, è ancora Pesaresi, che nel grappolo di uomini in area di rigore svetta più in alto di tutti, girando di testa la sfera alle spalle di Semprini per il 2-0, che fa esplodere il Bianchelli. Il Trastevere prova a tornare in partita, la Vigor invece amministra senza perdere calma e lucidità, e al 39esimo fallisce l'occasione per la terza rete con Perri, che, servito da un ottimo lancio in profondità, spreca calciando su Semprini. Il Trastevere prova con le ultime energie a riaprire la gara, regalando un ultimo brivido a 2 minuti al 90esimo con un preciso lancio che premia l'incursione in area di Giordani, ma la conclusione al volo del difensore finisce alta non di molto. Poi i minuti conclusivi scorrono senza altri sussulti e al termine della gara i tifosi rossoblù festeggiano con i ragazzi di Clementi una vittoria importante che lascia la Vigor ancora sulle tracce della capolista Pineto. Mister Clementi, un 2-0 che sulla terza della classe, che consolida la vostra posizione al secondo posto in classifica. Sì, una vittoria penso meritata. Credo che sia stata una discreta Vigor dall'inizio alla fine. Credo che abbiamo approcciato estremamente bene. È vero che la partita si è indirizzata a nostro vantaggio magari per un infortunio della difesa avversaria. Bravissimo Pesaresi a pressare, a crederci, e però una volta passati in vantaggio credo che abbiamo gestito discretamente questa partita. Quando avevamo la palla riuscivamo sempre a fare quello che ci eravamo
prefissati. La posizione di Lazzari doveva essere strategicamente il nostro punto di partenza, e quando lo trovavamo riuscivamo sempre ad essere pericolosi. E, anche nel secondo tempo abbiamo avuto, secondo me, alcune situazioni che potevamo tramutare in gol, quindi credo che anche sul fatto che abbiamo subito poco, abbiamo subito sicuramente la qualità del palleggio in alcuni momenti del Trastevere, che comunque è una squadra, insomma, con i fiocchi da quel punto di vista. Mister Cioci, eravate venuti al Bianchelli per cercare di agguantare la vigor a Senigallia, uscite sconfitti, perdete terreno dalla seconda in classifica. Sì, hai detto tutto te, eravamo venuti per fare un tipo di partita, dopo 4 minuti è stata tutta un'altra partita e usciamo sconfitti. Un errore del portiere che ha un po' scombinato i piani della sua squadra. Sì, diciamo che un errore così cambia la partita, ma noi abbiamo preso 34 gol, su 34 gol penso che 20 ce li siamo fatti da soli. Bisogna farsi un piccolo esame di coscienza, perché una volta può essere sfortuna, una volta può essere non lo so, ma dopo un po' entra in campo la dignità, e quindi bisogna fare un piccolo esame di coscienza, perché uno parte ieri, prepara la partita la settimana, ripeto, un caso può succedere, questa diventa una comica. Io ho detto prima, se c'è mai dire gol, con noi ci fa 3 puntate oggi.